In apertura però torniamo a parlare del progetto di quella che il governatore Rossi chiama l'Italia di mezzo, una macro regione che riunisca Marche, Toscana e Umbria, i cui presidenti tengono a precisare non sarà un'unione amministrativa ma un'unione di progetti e di obiettivi comuni, anche per avere accesso ai fondi europei. Tutti d'accordo che unirsi sarebbe un grande vantaggio per tutti. Frida Zampella. La macroregione non è un'idea astratta, ma un progetto di integrazione di politiche e servizi, di condivisione di obiettivi, mettendo al centro le persone e le imprese, i due fattori su cui costruire il futuro. Con questa dichiarazione di intenti si è di fatto conclusa a Perugia il primo incontro tra i presidenti delle regioni che nel progetto del governatore toscano Enrico Rossi dovrebbero formare l'Italia di mezzo, Toscana, Umbria e Marche insieme, una macroregione che dal Tirreno arriva fino all'Adriatico. Obiettivo avere maggior peso in Europa. Al primo posto ci sono i fondi comunitari, bisogna cominciare a capire se si possono gestire meglio, se ci possono essere integrazioni, cominciare dall'agricoltura, ma anche il problema per noi cruciale dell'internazionalizzazione. In Europa questo percorso è già iniziato, la Francia lo scorso anno ha ridotto le regioni da 22 a 13, in Germania i Länder più piccoli stanno cercando di unirsi per ridurre costi e sprechi, in Italia l'idea è già al vaglio del Parlamento italiano che dopo le province sta valutando se e come modificare i confini regionali, passando, e questa è l'ipotesi, da 20 a 12 regioni. Questa è una parte d'Italia che ha saputo fare al meglio la sua funzione sullo sviluppo, sulla crescita, sulla sanità, sui servizi che abbiamo gestito, e stiamo immaginando un percorso comune. Vorremmo iniziare a costruirla dalle fondazioni, che significa iniziare a condividere scelte politiche. Immaginate la partita delle infrastrutture che collegano i territori, sono nell'interesse di tutti, uno sviluppo che permette di avere migliori relazioni da questo punto di vista, che creano occasioni di sviluppo. La legge di riforma costituzionale deve ora passare lo scoglio del referendum confermativo, ma dopo l'unione delle regioni sulla base di politiche e servizi comuni sarà un percorso possibile. Con la tranquillità, ha sempre detto Rossi, che ognuno di noi continuerà a chiamarsi toscano, umbro o marchigiano. Nessuno deve rinunciare a nulla, siamo qui per provare a dare migliori servizi ai cittadini.